Ordine numero 60. 70. Consegna il BB all'inceneritore. Disponi del BB. Ehi, Lu. Mi spiace, Lu. Ce l'aveva detto dall'inizio del gioco, se vi ricordate, Deadman. Che era un BB in uso già da tanto tempo e dura nel massimo un anno, quindi... Fin da quando abbiamo portato Bridget c'era l'ordine di soppressione perché ormai era usato e strausato. Era una morte annunciata. Yeah.
È un po' da codice penale aver messo questa canzone nel trailer di lancio. Il mio primo impatto è il 20 ottobre. Fu traumatico, ma immagino si noti anche adesso. Tra l'altro queste impronte credo siano quelle della missione in cui siamo andati all'inceneritore per Bridget. La prima e l'ultima. Avete visto Sam quanto fosse amareggiato? Fragile, ho proprio sbagliato il momento per parlargli. Perché ha detto che lui era a pezzi quando è morta sua moglie, che aspettava anche il loro bambino, Lou, e adesso che pensava di essere riuscito in quello che voleva, ha perso Amelie, isolata nella sua spiaggia, ed è morto Lou. Quindi è tutto un ciclo che si ripete. Va bene, penso che ci siamo. Va tutto bene, Lu? In fondo non ha mai vissuto davvero. Non in questo mondo, almeno. Non è mai nato. Beh, grazie di tutto, Lu. Grazie di tutto. Questo bambino è speciale. Un vero prodigio. Sarà il bimbi ideale. Sì, altrimenti sarà Un sacrificio. Un pilastro, un ponte. Ti ho portato un astronauta. L'umanità può andare ovunque, persino nello spazio. Molto presto uscirai da lì. E appena tutto questo sarà finito, ti porterò ovunque vorrai andare. Cerca qualcuno? Cristo santo. John, sei tu? Capitano, che cosa ci fai qui? Mia moglie è ricoverata. Perché non succeda come l'anno scorso? La voragine a Manhattan. Mi dispiace tanto. Non lo sapevo che era tua moglie. Non era questo l'accordo. Hai detto che avreste fatto tutto il possibile per salvare Bibi. È così. Ma ancora non possiamo lasciare andare tuo figlio. Devi credermi se ti dico che è per il suo bene. Credere a una che porta la maschera e non ha detto altro che bugie. Io ho il dovere di proteggere il nostro paese. Le bugie sono una spiacevole necessità. La presidente mi ha dato massime credenziali di accesso. Con quelle ho manomesso il sistema di sicurezza. Abbiamo 5 minuti prima che si resetti.
5 minuti per parlare liberamente. Prendi il BB e vai via da questo posto. Non posso fare niente per tua moglie. Mi dispiace. Tu sei stato il mio comandante, ma io ho fatto un giuramento alla presidente. Proteggere lei e il paese a tutti i costi. Se la presidente mi dà degli ordini, devo eseguirli. Devo farlo. Però in guerra eri tu il mio superiore. E la tua famiglia non si merita questo. Tutto questo. Perché mi stai aiutando? Se ti scoprono. Perché tu mi hai salvato la vita, capitano. E non solo una volta. Quando il comando ci aveva spedito in quell'inferno, sei stato tu a riportarci a casa. Allora credevo di essere invincibile. Credevo di essere quasi un supereroe. Ma io non sono un eroe. Tu sei un eroe. Ed è tuo il merito se sono ancora vivo. È giunto il momento di ripagare il debito. Porteranno tuo figlio in una nuova struttura domani. Non lo vedrai mai più. Servirà da pilastro per una nuova rete di comunicazione. Un sacrificio per una nazione che non esiste più. Funziona, diglielo apertamente, quindi. Ho scritto tutto ciò che devi sapere. Così l'ho tenuto fuori dal sistema. Brucialo quando hai finito. Il resto è nelle tue mani, capitano. Credo che questa sia tua, capitano. Non posso spegnere le macchine che tengono in vita tua moglie da qui. Il sistema non lo permette. Perciò, questa è l'unica tua opzione. C'è un allarme che suona se la linea è piatta. Ho fatto sì che il sistema alteri i parametri. Ma c'è poco tempo. Al massimo 5 minuti. Non esitare, capitano. È la tua unica occasione.
Mi dispiace, Lisa. Non temere. Mi prenderò cura di lui, te lo prometto. Te lo prometto. La mia anomalisa. Perdonami. Punto di non ritorno. Togliendo la madre Sanime non possono più usare il BB come lo volevano usare. Bibi. Bibi. Bibi, mi senti? Mi senti? Sono papà. Tutti i regalini, le torte, per la sua Lisa. Invece, per cercare di salvare il suo bambino, siamo tornati qui da Sam. Segna il BD all'inceneritore. BB 28. Ho tolto la connessione alle tue M-Link. In questo modo non c'è niente che può impedirti di rimuoverle. Se tu lo facessi, le UCA non saprebbero dove sei né come trovarti. Saresti invisibile. Quando userai l'inceneritore, sarai automaticamente riconnesso alla rete. Potresti provare a togliere il LUD dalla capsula per vedere che cosa succede. Ma farlo sarebbe un'aperta violazione di un ordine esecutivo. Bella questa S. Uno scopo irrealizzabile al di fuori della capsula. C'è il 70% di rischio di un danno irreversibile se cercassi di rimuoverla. Ti hai visto gli occhi lucidi di Sam adesso? Intanto ha bruciato le manette.
Siamo nell'abisso. John, ma aprirci le porte dell'ascensore, no? Fermo! Ehi, mettila giù! Gettala! Mettila giù! Indietro! State indietro! Non sparare, non sparare. Va bene. Prendilo! Oh, non farlo! Ci penso io a lui. Mi dispiace, capitano. Fermi! Non sparate! Anche voi! Restate lì! E non aprite il fuoco! Signore, o dovremo aprire il fuoco. Non rompere il cazzo. È senza scampo. È in trappola. Se ne occuperà la vigilanza. Prendi gli arnesi.
Devo andare dalla moglie. Mi dispiace, Lisa. Ho fatto un casino. Ho rovinato tutto. Questa stanza è a fine, che nessuno c'è. Ma è lì dentro, io l'ho visto. Ti sei sbagliato. È dall'altra parte. Vai! Il signore. No, forza la porta, è qui dentro. Muoviti, idiota! Baby. Non temere. Tranquillo. Io sarò sempre con te. Ecco il tramonto. La luce è vinta. Fai uno sbadiglio. Non serve far finta. Tra le mie braccia sarai protetto, ti collerà il mio amore fino al che sarei diventato padre. Ho avuto tanta paura. Paura di quello che significava. Dovevo essere presente per te e tua madre. Sempre e comunque. Non sarei più potuto andare in missione e rischiare di essere ucciso. Avrei potuto lasciarvi soli. Non più. Allontanatevi! Subito! Avevo sbagliato tutto. Tutto quanto. Diventare padre non mi ha reso pavido. Mi ha reso coraggioso. Scusa. Scusa se l'ho capito solo ora. Capitano, com'è conciato? Non fare lo stesso errore. Sii te stesso. Sei libero. Oh mio Dio. Ora farete un bebè. Capitano, devo chiederti di consegnarmelo. Sparagli, John. Dammelo. Ti prego! Sparagli! Ti ho dato un ordine, sparagli! Mi hanno detto che ti chiami Sam Porter. Ma tu sei Sam Bridges.
mio figlio. Il mio ponte per il futuro. Senza di te, io sarei stato... Just another cliff, nella lingua originale. Qualsiasi. Un perdente. Senza via d'uscita. Nient'altro che un ostacolo. Osservavo il mondo che la gente come te cercava di costruire. Dividere le persone era l'unica cosa in cui ero bravo. Mi ricordo che cliff in inglese è un dirupo. Sam si chiama Bridges, ponte. Ma tu no, Sam. Tu riunisci le persone. Tu sei un ponte per il loro futuro. E per il mio. Dai, Sam. Alzati. Che bevi? No, 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 no! C'erano ancora le balene qui, non si erano ancora spiaggiate, guardate. Sam, eccoti qui. Vi ricordate che Sam e Clifford avevano la stessa identica cicatrice nell'addome?
e Cliff è andato verso l'abisso. Vuoi andare a casa? Andiamo a casa. Non temere. Conosco la strada. Non c'è più Lisa. Sono stata io a tagliare il cordone. Perciò sì. Senza morte riemerso nel mondo dei vivi. Dovremmo congedarlo. Diciamo più o meno di sì. Toglilo dalla capsula. Lo crescerò come fosse mio. Ed ecco com'è che Bridget era diventata la mamma di Sam. Avanti, Lu. Svegliati. Forza, Lu, svegliati. Forza, Lu. Su, avanti, svegliati. Devi svegliarti. Forza, Lu, svegliati. Svegliati. Avanti. Svegliati! Salute, svegliati! Guardate chi ce l'ha rimandato indietro, guardate. Guardate quanti bibili dietro.
Adesso avrete capito perché piangevo ogni volta che partiva questa canzone. Era tipo la quinta volta che lo rivedevo, eh. Non ho speranza. Ogni volta che Sam si collegava al pod di Lou, vedeva i suoi ricordi, non quelli di Lou. Cliff che cercava di raggiungere il suo bambino, in realtà non si era reso conto neanche lui che stava raggiungendo Sam, e non lui. Se ne è reso conto in Vietnam, quando, se vi ricordate, ci ha abbracciato, dicendogli sei il mio ponte per il futuro, e da quel momento in poi non ci ha più cercato Cliff, come se si fosse messo l'anima in pace, perché ha visto che suo figlio è riuscito a crescere come una persona normale, che quello che lui voleva dargli quando l'ha tolto dalla capsula. E ricordatosi di questo, Sam ha tolto Lou dalla capsula cercando di dare al bambino la vita normale che è stata data anche a lui, per quanto sia un riemerso. E di fatto è Amelie che l'ha fatto nascere, perché lui era morto praticamente appena tolto dal pod. Lei l'ha rimandato indietro e ha detto che dopo che ho fatto questa cosa nella mia spiaggia c'è stata la prima voragine nel mondo reale. Senza accorgersene, lei, utilizzando i suoi poteri della spiaggia per fare una cosa che voleva fare di per sé, perché lei voleva per sé quel bambino, ha iniziato il last stranding, l'estinzione che lei invece stava cercando di ritardare in qualche modo. L'ha iniziata perché la E.E. era umana e ha fatto una cosa umana. Let's make a toast to the damned, waiting for tomorrow when we're played out by the band, drowning out our sorrows. What will become of us now? At the end of time, we'll be fine, you and I. Let's draw a line in the sun, keep it straight and narrow. We had it all in our hands. We begged and then we borrowed. What will become of us all?
Queste sono le persone che hanno giocato con me, Porters Connected With. Una canzone finale strapiena di speranza. Scena post-crediti. Ragazzi, è stato difficilissimo per tutte le puntate non dirvi che Lou è una bimba. Louise. Ogni volta dire il bambino, il bambino, il bambino, per non spoilerarvi la fine. Lou è una bimba. Vedo che il finale ha generato un po' di confusione in alcuni che si sono chiesti, ma quindi Lou e Sam sono la stessa persona? No, ovviamente, Lou è una bimba. Semplicemente Lou è finita nello stesso vecchio pod di BB28 che un tempo era Sam. Per quello quando Deadman cercava i documenti relativi al BB28 che Sam aveva, continuava a trovare informazioni sul figlio di Clifford Unger e Lisa Bridges, che non coincidevano per i tempi, perché ovviamente Lou non può avere l'età di Sam, se no sarebbe nel pod da una quarantina d'anni. Sam è il figlio di Clifford Unger e di Lisa Bridges. Sam era il BB per antonomasia, doveva servire come un sacrificio per tutti gli altri, come tutti gli altri per la nascita delle UCA, ma suo padre ha cercato di opporsi con tutte le sue forze, a costo di farsi ammazzare l'ha tolto dal pod in modo che non lo potessero più usare in questo modo.
Nel processo è rimasto ucciso Clifford, è rimasto ucciso Sam e Amelie, che voleva questo bambino, Bridget, ha deciso di usare i suoi poteri di E.E. nella spiaggia per rispedirlo indietro. Il fatto che lei abbia rotto il confine tra i vivi e i morti ha fatto in modo che iniziasse a tutti gli effetti rapidamente l'estinzione, che lei sapeva che sarebbe arrivata ma non sapeva quando. Si è resa conto che invece era molto più vicina di quanto non pensasse. L'elemento curioso in tutto questo, oltre al fatto che, come dicevo prima, Clifford stava sempre cercando suo figlio, viene fuori che il figlio era Sam e non lui. Cioè, se Clifford avesse seguito la scia del figlio nella Seconda Guerra Mondiale, non sarebbe arrivato da Deadman con il pod di lui, ma sarebbe arrivato da Sam, che pod non ne aveva. La parte curiosa di tutto questo è che, se avete visto alla fine, quando Sam è uscito stringendo Lou nella pioggia, la pioggia non era cronopioggia perché a nessuno dei due è successo niente. L'arcobaleno non era più capovolto, ma era normale e c'era il blu nell'arcobaleno, mentre prima mancava. Se vi ricordate, il blu veniva descritto nel gioco in un'intervista come il colore della morte. È come dire che il blu è il colore della morte e adesso la morte è tornata a occupare il suo giusto posto, mentre prima non si sapeva bene dove fosse. Adesso c'è di nuovo il blu nell'arcobaleno, ha la sua riga, la sua frazione di spazio, e la pioggia non è più cronopioggia. Lou era effettivamente morta, Sam ha provato a rianimarla, ha cercato disperatamente di rianimarla per non perdere di nuovo la bambina come l'aveva già persa quando era incinta sua moglie, e alla fine avete visto che lui si è risvegliata tra le braccia di Sam tenendo in mano un kipu, e noi sappiamo che il kipu era il collo di Amelie, quindi è stata Amelie, esattamente come aveva rimandato indietro Sam, a rimandare indietro Louise. Adesso spero di riuscire a finire di dire il concetto. È stata Amelie, Bridget, come la volete chiamare, a rimandare indietro Lou, restituendo a Sam quello che già troppe volte gli era stato preso, perché gli ha già portato via la famiglia e gli era già morta la bambina una volta. Questa volta Amelie ha usato i suoi poteri per aiutare Sam anziché per fare una cosa per se stessa. Ed è come se questa cosa avesse rattoppato la voragine che Amelie aveva aperto, perché se il mondo ha conosciuto il Death Stranding e le voragini dopo che Amelie ha utilizzato i suoi poteri perché voleva avere per sé Sam e l'ha cresciuto come un bambino, adesso che ha rimandato indietro Lou facendolo per Sam e non per sé, la pioggia non è più cronopioggia e il blu ha di nuovo il suo posto nell'arcobaleno, la morte ha ritrovato il suo posto. È come se fossero due azioni identiche che si annullano, una cosa del genere. Ci sarebbe da dire fino a domani mattina. Penso di... che verranno già episodi abbastanza lunghi così. Questa è la schermata finale, ovviamente, del gioco. È rushato di brutto, ragazzi. 29 ore e 38 a vedere l'epilogo è veramente rushato. Però volevamo vedere la storia, in questo caso le secondarie ne ho già fatto in abbondanza. Abbiamo consegnato solo 1,90 tonnellate. Connessioni stabilite. Solo 4 con lui. Se la mia stellina finale, niente di che. C'è ancora la parte tempo di consegna che è verde. Un po' di canzoni. Il tema del bebè che mi ha finito di abbattere completamente. Almost Nothing, che era la prima canzone dei titoli di coda. Episodio 15, il domani è nelle tue mani. 2 settimane prima. Buongiorno, Sam. Preghiero di sangue completato. Grazie della tua generosità. Ehi, ti sei svegliato! Buongiorno, Sam. Ti farà piacere sapere che i tuoi segni vitali sono stabili e che ti riprenderai molto presto. Ah, non che sia colpa tua, ma cosa non darei per essere nei tuoi panni? Noi siamo sepolti vivi nell'ufficio della Presidente a lavorare come muli per preparare l'inaugurazione. Ma almeno tu sei ancora libero come l'aria. Dovresti uscire e godertela finché puoi. Potresti anche consegnare qualche ordine. Ti farà bene tornare in pista. Ricorderai che pioveva a dirotto quando sei andato alla spiaggia di Amelie.
Quella volta le abbiamo prese di santa ragione, ma abbiamo migliorato molto le strutture e i veicoli della zona. Allora, i carichi depositati nell'armadietto privato di una struttura danneggiata dovrebbero trovarsi nell'armadietto in questo centro logistico. Comunque, anche se siamo impegnati, ci saremo sempre quando avrai bisogno. Se vuoi stare un po' da solo, noi ce la dovremmo fare per ora. Però cerca di tornare in tempo per il grande giorno, va bene? A presto! Ehi, Sam! Sicuro di non avere faccende in sospeso? Allora, ecco, esatto, intrattieniti fino alla cerimonia di insediamento. Volevo solo farvi vedere che l'episodio 15, perché il gioco è diviso in 15 episodi, è solo un pretesto per farti continuare a giocare e a fare consegne. Siccome sarebbe impossibile giocare dopo l'epilogo, perché Lou è una bambina e non è più un BB, Sam se n'è andato dalla Bridges e ha bruciato le manette, quindi vivrà liberamente nelle UCA senza essere al servizio di nessuno, praticamente. Hanno ambientato l'episodio 15 due settimane prima per andare da Lou. In maniera tale che debba ancora succedere il video dell'inaugurazione di John come presidente, quindi noi siamo ancora effettivamente dei corrieri con il BB e possiamo scorrazzare, ci sono le CA, c'è la cronopioggia e quant'altro. Quindi è il mondo di gioco così come lo conosciamo. Non c'è un altro finale, ci sono tanti documenti che saranno interessanti leggere che io non porterò avanti perché sennò vengono altri 500 episodi per sbloccarli, però ci sono altre contestualizzazioni che potete sbloccare, quindi vi raccomando ovviamente di farlo, soprattutto di consegnare la pizza a Peter Englert. Allora, vorrei trovare delle parole giuste per chiudere tutto questo, ma non sono sicurissima che esistano. La prima volta che ho finito questo gioco è stato quasi 3 mesi fa, novembre, dicembre, gennaio. Il 20 gennaio saranno 3 mesi, oggi è il 5. Sono giunta alla conclusione che sia una sorta di... a parte che è un'unità di misura dell'empatia, perché io vi ho detto che è tipo la quinta volta che lo rivedo e... E niente, continuo a piangere in maniera irrazionale. Penso anche che sia un po' un'unità di misura della nostra connessione come esseri umani, visto che è un gioco che parla di connessioni. Tutta la storia di Sam che scopre da dove viene la generazione che c'è stata prima della sua, nel momento in cui lui sta cercando di garantire qualcosa alla generazione che viene dopo la sua, perché Sam, subito dopo aver capito finalmente che è il figlio di Clifford e di Lisa Bridges, è automaticamente il papà e il tutore di Lou. Quindi ci sono 3 generazioni in questa storia, c'è la generazione di Clifford, c'è la generazione di Samuel e c'è la generazione di Louise. Ci rivedo un po' il tema di Metal Gear Solid che diceva che è importante sapere che cosa lascerai al mondo, ci rivedo un po' Metal Gear Solid 3 che diceva guardate quanto male potremmo fare al mondo, dobbiamo almeno fare in modo di lasciarlo alle prossime generazioni così come lo abbiamo trovato noi, abbiamo la responsabilità di lasciare il mondo almeno come lo abbiamo trovato, con le certezze che abbiamo trovato. E credo che si riveda un po' in quello che voleva fare Amelie alla fine, quando ha quasi cercato di mettere il rimedio, porre il rimedio in qualche modo a quello che ha creato, e ha deciso di isolarsi per rallentare l'estinzione che prima o poi ci sarà, pur di dare a Samuel, che in qualche modo è suo figlio perché l'ha cresciuto lei, e pur di dare a Samuel la possibilità di vivere con Lou, di crescere Lou, che è quello che lui voleva fare con sua moglie e non aveva avuto la possibilità nel primo caso, come sappiamo. È un gioco che parla di relazioni umane, è un gioco che parla di eredità, è un gioco che parla di lascito, è un gioco che parla di futuro ed è un gioco che, partendo dai temi macroscopici, ossia la nostra condizione di essere umani, il bisogno che abbiamo gli uni degli altri, quanto sia apparentemente più facile dire io penso solo a me stesso, ma quanto invece questo rende infinitamente le cose più difficili, perché collaborare vuol dire collaborare, non vuol dire mettersi i bastoni fra le ruote, non vuol dire dover rendere conti, collaborare vuol dire fare le cose insieme. E partendo da questo, che è un macro tema di tutta l'umanità, questo gioco in realtà parla dei micro temi, dei rapporti nel piccolo. Quando vi dicevo che per ricollegare tutto il mondo, mamma aveva bisogno di ricollegarsi con le persone a lei vicine. Come faccio a ricollegare tutti se non sono capace di ricollegarmi a mia sorella? Era in realtà il tema di tutto il gioco, perché Sam, l'uomo che ha connesso tutto il mondo, gli Stati, furono Stati Uniti, l'uomo che ha connesso i vecchi Stati Uniti fondando le UCA, di fatto
trova la sua realizzazione nel fatto di avere lui delle sue connessioni personali. Guardate quanto era smarrito quando pensava di averle perse di nuovo. Quando Fragel gli ha detto vieni a lavorare con me così possiamo passare del tempo insieme, ci teniamo in contatto, lui ha risposto tutto quello che tocco lo perdo. Aveva appena perso Amelie, aveva appena saputo che lui era morta. Perché è un uomo senza connessioni, un uomo senza... una persona, intendo, come con un uomo. Una persona senza connessioni, una persona senza... qualcuno a cui rendere conto, come accennavo prima, nel senso di convivere, collaborare. È solo, è frustrato. Sam di se stesso dice ero a pezzi e non sapevo da che parte voltarmi. Ed era di nuovo a pezzi quando pensava di non avere più nessuno. Salvo poi... ritrovarsi con Luisa alla fine del gioco, scoprire da dove è arrivato e iniziare a pensare a dove voglio andare, sapendo che prima o poi ci estingueremo tutti, sapendo che è inevitabile perché Amelie gliel'ha detto, non conta quanti anni ci vorranno, ma prima o poi succederà. Vediamo come usare il tempo che ci resta. Sam sicuramente vorrà usarlo per garantire a Luisa il mondo migliore possibile e credo che sia quello che dovremmo fare tutti. Semplicemente quello che dovremmo fare tutti. Perché mai gli esseri umani dovrebbero pensare di avere qualcosa di così speciale per cui le altre specie che sono già scomparse dopo le altre 5 grandi estinzioni sono scomparse e noi invece saremo qui per sempre? Perché? Cosa abbiamo di speciale da crederlo? Davvero pensiamo che il mondo sia fatto su misura per noi? E non che noi ci siamo adattati a stare in questo mondo, pensiamo che il mondo continuerà ad adattarsi a noi, che il cosmo continuerà ad adattarsi a noi. Questo gioco fa riflettere molto sul contrario, fa riflettere molto sul fatto che siamo degli esseri votati alla caducità, sul fatto che dobbiamo saper passare il testimone e sul fatto che quando questo testimone lo passeremo è importante che ci sia ancora qualcosa da custodire per chi lo raccoglierà. Prima o poi ci estingueremo, non sarà oggi, perché l'estinzione è un'opportunità, è qualcosa che tira fuori la voglia di vivere in un certo senso. È come quando dicono, per capire se vuoi morire o no devi metterti un cappio al collo e capire se vuoi buttarti dalla seggiola, per dirlo in un modo un po' inquietante. L'estinzione è un'opportunità, l'estinzione tira fuori il meglio. E se riusciremo a tirare fuori il meglio sapendo che non saremo qui per sempre... probabilmente chi verrà dopo di noi potrà raccogliere il testimone sapendo che c'è ancora qualcosa di cui prendersi cura. E penso che queste siano tutte riflessioni molto molto belle, con buona pace di chi dice sono solo videogiochi. Tra l'altro fartele vivere con l'interattività ha un impatto niente male. Bene, adesso se riesco mi ricompongo. Adesso avete capito perché avevo detto se inizia a piangere dall'episodio 5 sarà un trauma, perché sapevo benissimo come avrei reagito a tutto l'episodio 13 e 14, quindi sapevo benissimo cosa aspettarmi da me stessa e dalla mia improvvisa empatia da trentenne, perché prima non ero così. Fuck. Credo sia solo la seconda parolaccia che ho detto oggi. Comunque, vediamo per l'ultima volta la mia schermata. Ragazzi, è stato un viaggio lungo, per quanto breve, perché l'ho lasciato però lungo, ovviamente rispetto ad esempio avervi portato Metal Gear Solid, che furono 9 episodi, questi saranno 1000. Vi ringrazio per averlo seguito con me, e ringrazio tutti coloro che hanno voluto condividere riflessioni, impressioni, emozioni nei commenti sotto la mia run, e sono felice di averlo potuto condividere con voi, perché vi assicuro che vivere tutto questo, quando ero sotto embargo e non poterne parlare con nessuno, era una roba che ti faceva implodere. Qualcuno si ricorderà quando dissi del QA di Spazio Games che dopo aver visto il finale per la prima volta camminai intorno a un tavolo a fare le mie riflessioni. Effettivamente avete visto che ci sarebbero tantissime cose da dire su questo gioco e sicuramente farò anche altri video per parlare di tutte le riflessioni che questo titolo mi ha ispirato. Niente, spero che ci siano sempre più videogiochi così, perché
questo titolo ha tutto quello che cerco in un videogioco. Se ci si lascia prendere dal gameplay, a me di combattere e ammazzare nei videogiochi non me ne frega niente, non me ne frega niente della sfida, non me ne frega niente della competizione. È legittimo che altre persone interessino a quegli aspetti, quindi ovviamente ognuno ha i suoi gusti e le sue predilezioni. Nel mio caso questo gioco ha tutto quello che io vorrei da un videogioco, nel modo di raccontare, nel modo di interagire, nel modo di caratterizzare, nel modo di intrecciare le meccaniche di gameplay e le meccaniche dello storytelling per cui si è votato. Quindi spero che ci siano sempre più videogiochi di questo taglio e sono davvero molto curiosa di vedere quale sarà la prossima opera videoludica e non che Hideo Kojima con il suo team vorranno firmare. E soprattutto sono contenta perché quando io ho iniziato questo gioco venivo da Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, a prescindere da quello che manca a quel titolo, a me non piace neanche quello che c'è dal punto di vista prettamente narrativo, che per me conta tanto. Non mi piace neanche quel poco che c'è di narrativa, proprio per me è no. Quindi sono arrivata a questo gioco con i piedi di piombo dicendomi: Kojima è quello di Metal Gear Solid 3 o è quello di Metal Gear Solid 5? Questo gioco mi ha fatto capire che Kojima è quello di Metal Gear Solid 3 e ne sono veramente molto contenta perché penso che tutto il viaggio di Sam Porter Bridges e degli altri personaggi e di Lou e di Clifford tanto lo porterò sempre caro con me, lo custodirò molto e lo terrò molto 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 caro. È stata un'esperienza preziosa e sono molto felice di averla potuta fare e di averla potuta condividere con voi, come dicevo, che era il punto iniziale di questo nuovo sermone che mi è partito. Quindi ragazzi, vi ringrazio per aver guardato fino a qui, è stato emozionante, ma sicuramente ve ne eravate già accorti. E ci vediamo presto sulle pagine di Seconda Ottava con ulteriori nuovi contenuti, non solo a tema Death Stranding, perché ci sono un po' di idee in mente, quindi vi invito e raccomando sulle pagine del mio canale, vi raccomando di non perderle di vista perché ci saranno un po' di novità. Sam dice che vuole andare a fare consegne, quindi chi siamo noi per fermarlo? Ragazzi, grazie, grazie di nuovo, grazie e ci vediamo presto sul mio canale. Un saluto da Tava.